Cioè, io vi devo raccontare come ho incontrato The Donald. Who the fuck l'avrebbe mai detto che potessi incontrare Donald Trump? Qua, eccoci qua. Hello, yes, no, yes. Ciao, figli! Bentornati in questo canale, come state? Io sto bene, grazie per avermelo chiesto. Allora, raga, già ve lo dico, questo video sarà brevissimo, però volevo assolutamente raccontarvi della mia esperienza di quando ho incontrato Donald Trump. Ma in tutto ciò, io l'ho totalmente rimosso questo ricordo e me ne sono ricordata solamente adesso che ci sono state le elezioni. Me ne sono ricordata, ho detto no, cioè, fermate, sì, ve lo devo troppo raccontare a voi amichetti. Allora, partiamo da capo, partiamo dai tempi della preistoria, dal paleolitico quando esistevo. Correva l'anno 2006, cioè io avevo 12 anni, secondo me alcuni di voi manco erano nati. Ho dei ricordi un po' vattati, onestamente, cioè qualcosa ricordo, qualcosa no. Erano le vacanze di Pasqua, io e mia mamma decidiamo di farci la vacanza tipo a Miami, ok? Mia mamma aveva degli amici a Palm Beach che ci invitano a stare per una settimana in questo famoso club. Il club in questione si chiamava Mar-a-Lago, che conoscevo benissimo tutti quanti perché il famosissimo Mar-a-Lago, come cazzo si chiama, Trump Golf, de Donald Trump, che sta appunto a Palm Beach. Io ovviamente ai tempi proprio ignara di tutto ciò, ma manco sapevo chi fosse sto Donald Trump. C'è qualcuno che sta parlando sotto casa e mi sta dando fastidio perché non riesco a concentrarmi. E nulla, raga, arriviamo a Miami, facciamo la vacanza alla Fisher Island e poi prendiamo la macchina e andiamo a Palm Beach. Arriviamo al Mar-a-Lago, Madonna, un posto stupendo che c'è, cioè se ho le foto ve le allego da qualche parte qua. Mia mamma fare miliardi di foto. Ai tempi, vi ricordate che nel 2006 erano nate tipo le prime macchinette digitali, gli iPhone non esistevano ancora, credo che stava per uscire quello nuovo, il primissimo iPhone. E poi non c'entra nulla, però tipo a 12 anni io manco c'avevo un telefono. Quindi questo vi fa pensare, cioè, se io a 12 anni riuscivo a vivermi la vita senza un telefono, avevo sempre qualcosa da fare, com'è possibile che adesso ne sono drogata? Non mi ci riesco a staccarmi, ci manco, cioè, per 10 cazzo dei secondi? Boh, vabbè, non lo so. Questo posto è veramente etereo, è uno dei posti più belli, lussuosissimi che abbia mai visto. La stanza in cui alloggiamo era questa suite bellissima, tutta blu. La maggior parte delle stanze, che tra l'altro erano pochissime, perché non era un hotel, quindi non era per tutti. Si poteva accedere solamente se o eri membro o se conoscevi qualcuno che era membro di questo club, quindi come in questo caso questi amici americani di mia mamma. Le stanze, mi ricordo, raga, adesso anche qua vi allego un paio di foto, erano tutte quante diverse. C'era una stanza azzurra, blu, rossa, rosa, e tante portavano il nome, se non sbaglio, delle figlie di Trump, cioè, ma una roba super esosa, stile barocco. Quindi una settimana, raga, di lusso, Madonna, servite, riverite, volevi cornflakes, ti portavano 10 tipi di cereali, tutti quanti super carini. Fatto sta che arriva il giorno di Pasqua, raga. Io ovviamente super antisocial, non me ne poteva fregare di meno perché io ero timidissima, non parlavo mai con nessuno, odiavo questi eventi, cioè qualsiasi cosa ma potevi far fa, ma non queste robe qua. C'era questo pranzo e arriva veramente mezzo mondo, ovviamente tutti ricchissimi con le Rolls Royce, le Bentley, che manco in Italia ho mai visto delle macchine così lussuose. Scendiamo in questo giardino del club con la piscina, tutti gli arrivati, arrivano tutti lì acchittati, tutti gli cri cri cri, la la la. Ad una certa vedi questo agglomerato di persone, anzi oggigiorno direi questo assembramento di persone in un punto e verso qualcuno. Io ero alta, già sono alta metro un cazzo, figurati ai 12 anni, cioè con metro arrivavo. Mia mamma mi fa: oh, guarda, è arrivato Donald Trump, Donald Trump. Che cazzo è sto Donald Trump? E mia mamma ha detto: ma come fai a non conoscere Donald Trump? È un personaggio famosissimo, un imprenditore, uno dei più ricchi al mondo, è uno showman, ignorante che non sei altro, dovresti informarti. Però d'altronde io a 12 anni che cazzo c'è, cioè, che cazzo me ne può fregare di meno? Cioè, secondo voi a 12 anni una va a sapere chi è Donald Trump a 12 anni?
Che manco i denti ancora ti sono cascati a momenti. Ci avviciniamo, ma io, raga, veramente, c'è stato Donald Trump vestito tutto acchittato. Ma tra l'altro è alto, se non sbaglio. Stava con una donna, non mi ricordo, magari era Melania. Quando magari si erano appena sposati, comunque mi ricordo che c'è stava una. C'erano le sue figlie, mi ricordo, c'era quella lì che aveva più o meno la mia età, come si chiama, quella del 92, Tiffany. C'è stava Ivanka, che ancora era una ragazzina. Ci siamo salutati, che io tipo lo guardavo così. Mi ha chiesto come va, come cazzo vuoi che vada, se mi stessi divertendo. Cioè, una persona antisocial, che cazzo vuoi che ti diverta? Io volevo solamente mangiare e raccogliere gli ovetti di colorati come si fa in America. Cioè, non è che chiedessi molto. E quindi nulla, tutto il giorno siamo stati con The Donald. Era con un sacco di bambini e... Oddio, non mi ricordo, raga, perché onestamente sono passati, quanti anni sono passati? 15 anni saranno passati, no? E questo più o meno quello che mi ricordo. Però, raga, sì, c'è greve, cioè vi rendete conto che io ho stretto la mano a The Donald, che odio da morire. I casi della vita, cioè, ma guardate che veramente se non fosse stato per queste lezioni, io non so perché, non me lo sarei mai ricordato. Di nulla, questo era il mio story time. Questo video inutile è finito, lasciate like se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto andate pure a cagà. Ci vediamo prestissimo, positive vibes, positive times. Arrivederci.